Buongiorno, primo vlog da casa dopo un sacco di tempo e Baso è già malato. Infatti mi sento un sacchissimo in colpa perché secondo me è tutto chiuso, ha molta tosse, un po' di mal di gola, la febbre non credo ce l'abbia, però è molto molto raffreddato. Già non stava benissimo l'altro giorno, non so se vi ricordate nel vlog. Di tipo quando stavamo tornando da Cannes, quindi l'ultimo vlog che c'è stato prima di questo era un po' giù di corda, e poi dal giorno dopo, da che siamo tornati, quindi da ieri, è peggiorato tantissimo. E infatti, appunto, mi sento un po' in colpa perché temo sia stata colpa mia quando in barca ha dovuto dare a me la sua felpa. Non stava già tanto bene prima di partire, ed è voluto lo stesso andare a giocare a calcetto nonostante avesse un po' di mal di gola, però secondo me il colpo di grazia l'ha preso quando appunto siamo stati in barca quella mattina, che c'era quel vento forte forte, e infatti io mi ero messa la felpa e addirittura ero scesa in cabina, quindi lui è stato sopra con tutto il vento, con la maglietta a maniche corte. Secondo me questa cosa ha contribuito particolarmente. Però adesso andiamo dal medico e vediamo cosa ci dice. Ma vabbè, alle 9:48 ci sono 22 gradi, è arrivata l'estate anche qui e questa cosa continuerò a ridirvela e ripetervela per giorni e giorni. Sono felicissima, anche perché era ora, voglio dire, è quasi giugno. Baso ha di nuovo la bronchite, è ufficiale. È un sì, è una simile, guarda Oh, com'è. mamma mia, è una simil, è una È bronchite, una non è una simile simil bronchite. Sta bronchite, cercando di Baso. prenderla tempestivamente. Sì, infatti gli ha dato le medicine, adesso passiamo in farmacia. Non ce la faccio, ragazzi. No, non ce la fa parlare, tranquillo, parlo io per te che tanto. Ce n'è Sì, allora. no, ha una bronchite un po' accentuata, deve prendere l'antibiotico di nuovo. La Quest'anno leggera. ti è venuta diverse volte? Si vede che avevo Sei le un po' difese immunitarie più basse, basse come me l'anno quell'altro. scorso, perché io quest'anno, ah ecco, pure in Siamo riserva, pure in va riserva, bene. bene, Dai, bene. adesso andiamo verso la farmacia, poi mettiamo benzina e poi ce ne torniamo a casa, così tu rimani lì tranquillo. Dormo tutto il pomeriggio. Ma Baso, lui quando si può dormire è il primo, con Con le la copertina. copertine, con i gattini. Ma se ieri sera avevi caldo Ah, si poi. moriva di caldo, si moriva di caldo. Io voglio un condizionatore in camera. Adesso appena stai meglio andiamo a vedere di prenderne uno, No, lo eh. voglio stasera così peggioro la Ecco, bronchite. appunto, qui l'abbiamo spento, sì. Infatti siamo saliti in macchina e c'era l'aria condizionata accesa, ho detto ok, no, spegniamola subito, va che è meglio. In farmacia ho preso tutto e tra l'altro la ragazza che c'era mi ha chiesto proprio, cioè pensava che fossero per me le cose che mi stava dando, perché diceva che sente che ho il naso chiuso. Io spero sia solo l'allergia e di non essermi ammalata come è successo a Baso, però a questo punto mi viene il dubbio. Effettivamente stamattina avevo un po' di mal di testa anch'io, quindi potrebbe essere, però spero vivamente di non essermi ammalata anch'io e che il naso chiuso sia dovuto semplicemente magari a un po' di allergia. Tra l'altro ho questi occhiali che vanno assolutamente, cioè devo andare a farli stringere perché sono veramente larghissimi. Li ho da pochissimo e già li perdo, si sono proprio lasciati andare un sacco. Amore, è il tuo compleanno di nuovo, il complimese. Però io sono un po' preoccupata perché rispetto agli altri due comunque è rimasto molto molto piccolo lui. Vero che ci è rimasto piccolino piccolino? Sembri ancora un cuccioletto. E ho paura che comunque essendo finito il periodo dello sviluppo, perché ormai ha 13 mesi, non crescerà più e resterà un piccolo moichi per tutta la vita. Cioè, ad esempio, Nio è proprio molto molto più grande, vero amore? Sì, lui è grandissimo. E questa invece è la panciottina di Moiki che è molto più piccolo. Non so come mai, magari non essendo stato allattato dalla mamma, comunque non avendo avuto l'allattamento come gli altri, rimane più piccolino, ma sempre bello patatoso. Mamma, come gli piacciono le carezzine così. Eh? Rimarrai un gattino piccolo. Non puoi uscire a sconfiggere Budino, eh? Mi sa di no, che rimani così come sei. Ma cosa sei tu? Cosa sei? Aia. E Mikey? Comunque, adesso che siamo a casa e siamo un po' più tranquilli, volevo rispondere a un po' delle domande che ho ricevuto in questi giorni, rispetto ai vlog di Cannes, perché quando eravamo lì eravamo molto presi da mille cose da fare, quindi spesso secondo me non mi sono spiegata bene
e quindi non si è capito bene cosa eravamo lì a fare. Infatti in tantissime mi avete chiesto: ma a che titolo eravate lì ospiti di HP come testimonial, cioè per fare che cosa? Effettivamente noi eravamo lì come ospiti, semplicemente senza, cioè non c'è una definizione che posso dirvi, eravamo lì come testimonial o come qualcosa di particolare, eravamo lì perché appunto ci hanno invitati a vivere un po' l'atmosfera del festival e dato che HP organizza il festival, comunque è partner nell'organizzazione del festival da tantissimo tempo, quest'anno ci ha dato la possibilità di vivere questa esperienza, di vivere questa avventura, e quando siamo stati lì ci ha fatto conoscere comunque il nuovo computer, che è questo qui che avete visto anche nelle foto, l'HP Spectre X360. La confezione è questa qui ed è bellissima perché è tutta nera con la scritta in argento e anche la parte sotto in argento, quindi riprende molto il packaging del computer, che comunque è molto elegante, è veramente molto molto sottile, se non sbaglio sono 13-14 mm di spessore, una cosa tipo 13,9 mm, infatti si vede perché è sottilissimo, e nella confezione c'è anche la sua custodia in pelle che è bellissima. È stata super comoda perché in questi giorni l'abbiamo sempre portato con noi quando andavamo ai vari eventi, quando andavamo anche, ce l'avevamo anche in barca con noi in realtà, infatti sì. Le ho fatto delle foto anche mentre eravamo in barca, e la custodia è comodissima perché comunque rimane lo stesso molto molto sottile, lo copre bene, e così abbiamo potuto portarcelo dietro, è anche pratica da mettere in borsetta. Poi all'interno della confezione c'è dentro anche la pennina, perché la cosa molto bella è che si può usare anche come tablet, e ha questa cerniera che ruota di 360 gradi. Praticamente questa parte qui, ma forse è meglio che ve lo faccio vedere, aspettate che vi posiziono e vi faccio vedere come funziona. Così in teoria si dovrebbe capire meglio come funziona. Praticamente si può usare sia come computer normale, quindi aprendolo normalmente nella funzione PC, poi si può far ruotare in questo modo, quindi ruota proprio di 360 gradi, è una cosa incredibile, e in questo modo diventa un tablet, quindi si può usare tranquillamente quando sei in giro come fosse un vero e proprio tablet, nel senso che la tastiera rimane dietro e poi si può lavorare direttamente sullo schermo, che ovviamente diventa touch una volta che è tablet. Baso ovviamente ha già creato il suo account, poi aprendo leggermente la tastiera si può posizionare così, quindi rimane in questa modalità, perciò si può utilizzare lo schermo per vedere quello che si vuole. Infatti è comodissimo per vedere le serie TV perché in qualunque modo si posiziona si riescono a vedere benissimo, e oltretutto è carino anche per vedere magari le presentazioni delle foto, i video. E se no si può ancora far ruotare in questo modo, quindi far andare la tastiera sotto, e diventa un vero e proprio schermo, anche in questo caso comodissimo per le presentazioni, per far vedere qualunque tipo di immagine, di foto, di video, e anche questo è comodissimo sempre per vedere le serie TV, perché comunque la tastiera scompare completamente e lo appoggiate dove volete. Tra l'altro non so se vedete, la qualità delle immagini e dello schermo è fantastico, oltretutto il display è stato ridotto al minimo, proprio è praticamente ridotta a zero la parte diciamo di cornice, quindi tutta quella parte che va a togliere spazio alle immagini è stata ridotta completamente. E oltre ad avere questa risoluzione dello schermo che è veramente bellissima anche per vedere le foto in alta risoluzione, per cambiare le luci, insomma per fare tutti i lavori di grafica, è stupendo. In più c'è anche la questione che lo schermo è molto più grande e quindi i pollici sono sfruttati al massimo. È veramente molto molto bello, poi vabbè si può fare di tutto e oltretutto è molto intuitivo, cioè una volta che si inizia ad utilizzarlo si capisce tranquillamente tutto quello che c'è da fare e come procedere, perché ci sono tutte le istruzioni, ma poi appunto è talmente intuitivo che non abbiamo avuto nessun tipo di problema a creare gli account, a iniziare a navigare, a inserire le mail, cioè è veramente una cosa fantastica, molto molto semplice, e ce lo siamo portati dietro tutti i giorni, sempre con noi. Nella confezione, oltre alla pennina, c'è anche l'adattatore USB, quindi c'è il cavo fatto così che poi ha l'ingresso direttamente nel computer, e ovviamente il caricabatteria, solo che era in carica e non era più qua dentro perché appunto abbiamo dovuto caricarlo proprio ieri sera, perciò non ve l'ho fatto vedere per quello, però c'è ovviamente. Quindi in sostanza non so bene se adesso si è capito, però ci hanno invitati
per vivere l'esperienza di Cannes, partecipare a tutti gli eventi che erano organizzati proprio in concomitanza col Festival del Cinema ed erano organizzati da HP, che sono quelli che poi vi ho mostrato nei vari giorni, quindi nei vlog di quando eravamo lì, perché era tutto talmente bello che praticamente, anzi senza praticamente, cioè abbiamo proprio vloggato tutti i giorni, quindi se mai vi li lascio nell'info box, ed è stato un invito, cioè non so come altro spiegarlo, sono stata contentissima di avere questa opportunità, ma penso di avervelo ripetuto all'infinito ogni volta che eravamo là, perché era tutto super magnifico, cioè è stata una bellissima esperienza, e anche questo credo di avervelo detto infinite volte, però insomma era per rispondere alle varie domande che ho ricevuto, perché mi sono resa conto anch'io poi quando editavo i vlog che ero talmente presa da tutto quello che vedevo, comunque dal fatto di essere in un posto nuovo, in un clima di festa così, che non mi sono spiegata bene, quindi ci tenevo a specificare un po' tutto e anche a dirvi quelle cose che magari non avevate ancora visto, come per esempio il fatto del computer, perché quando eravamo là non ve l'avevo ancora fatto vedere, nonostante ce l'abbiano dato già il primo giorno, se non sbaglio, però appunto tra una roba e l'altra rimandavo sempre al giorno successivo, quindi alla fine non ve l'avevo detto, e spero che oggi si sia capito. Lo so che io poi mi perdo via da una cosa all'altra, però secondo me adesso è un po' più chiaro. Tra una cosa e l'altra è già ora di pranzo e oggi facciamo una ricettina velocissimissima ma super fresca, visto che fa caldissimo fuori. Come ingredienti ci sono questa pagnottone enorme, le mozzarelline Santa Lucia, queste piccoline, quindi le ciliegine, il tonno, i pomodorini e il basilico. Ci vorrebbe anche la cipolla, però sapete che Baso la detesta, quindi evitiamo di usarla. La parte più difficile di tutta la ricetta praticamente è riuscire a tagliare la pagnotta in modo da tenere ovviamente la parte sopra, quindi la parte qui che chiude va assolutamente tenuta. Se avessi il coltello IKEA, quello un po' più grande, sarebbe un po' più facile, ma ovviamente quando servono le cose io non le riesco mai a trovare, soprattutto in cucina. Comunque più o meno ci sto riuscendo, perché per fortuna è una pagnotta abbastanza morbida, e praticamente vado a togliere tutta questa parte. Ok, ci sono riuscita, forse potevo toglierne anche un pelino di più, vabbè, ma noi ci accontentiamo di questa. E poi devo scavare all'interno del pane, quindi questa qui è una pagnotta integrale, tra l'altro, però si può fare anche tranquillamente con la pagnotta normale, cioè alla fine è la stessa cosa, è semplicemente che ultimamente sia io che Baso mangiamo un sacco di cose integrali e il gusto è molto buono, cioè ci siamo abituati e quindi tendo a prendere queste cose integrali piuttosto che le altre, però è indifferente. Comunque, una volta scavato all'interno, tutta questa parte di mollica la teniamo, perché ci serve adesso che dobbiamo passarla in forno. Adesso praticamente la mollica che ho ricavato l'ho tagliata a pezzettini più o meno grandi, cioè in realtà non c'è bisogno che siano tutti uguali, poi essendo di pane integrale si smollava un po' di più rispetto all'altro, e lo vado a passare in forno, quindi taglio tutta la mollica e la vado a passare in forno, ma tipo per 3-4 minuti con solo un pochino di olio e un po' di sale, in modo che sia un po' più saporita e un po' più croccante, almeno poi la andiamo ad aggiungere al resto dell'insalata. Il pane è quasi pronto, intanto ho tagliato i pomodorini in 4 e le mozzarelline in 2, adesso vado a metterle nella ciotola, aggiungo anche un po' di tonno, il basilico invece lo tengo per ultimo, e poi ci siamo, possiamo andare a riempire la pagnotta. Mi stavo dimenticando un ingrediente fondamentale, ma tanto questo va aggiunto alla fine, nel senso che si prendono e si mettono lì, le olive taggiasche, queste qui le solite, che mi avete confermato anche voi che sono buonissime, quelle con il nocciolo della Rai Neri. E voilà che è il momento di riempire la pagnotta. Adesso prima di tutto ci mettiamo i pezzettini di pane. Per fare una cosa ancora migliore mettiamo il pane insieme a tutto il resto dell'insalata. Tanto l'ho condita con un po' di olio, un po' di pepe e un po' di sale. Ridiamo una bella mescolata e poi andiamo ad inserirli. Se ci fossero le cipolle sarebbe stata ancora più colorata, ma avrei potuto mangiarla solo io a quel punto. Voilà, iniziamo a riempire. Ovviamente anche quello che avanza si può tenere e mangiare direttamente nella ciotola. Ne ho fatta
un po' troppa come dosi, ogni volta mi sbaglio, però questa qui è talmente buona da mangiare che in realtà non avanza mai nulla. Un filino di basilico ed è tutto pronto, questo è il coperchio tra virgolette, quindi è la parte sopra e si può iniziare a mangiare. Buon appetito! Ah, non mettere le manine così, le manine, le zampette. Baso sta delirando. Sei stanco? Ma chi è? Ma chi è questo qui di nuovo con la testolina graffiata? Ma se sembra adesso gli metto un caschetto. Così lo faccio andare in giro col caschetto. Sì, non vuole il caschetto, ma che belli. Bravo. E dov'è Mochi? È lì per te. Lascialo dov'è, tranquillo un attimo. Tra l'altro stamattina ero presa a farvi vedere le funzioni del computer e come si può tenere lo schermo, mi sono dimenticata di farvi vedere che abbiamo già iniziato ad inserire diverse foto di quelle che abbiamo fatto a Cannes e molte secondo me non le avete neanche ancora viste. Tra l'altro qui nella funzione delle foto, che per di più hanno una qualità bellissima, io spero che in videocamera renda perché un pochino viene sfalsata l'immagine purtroppo, però ci sono tantissime funzioni, si può mettere in modalità diapositive, quindi le fa diventare che partono una dopo l'altra, poi si possono fare le varie modifiche, quindi di luce, si possono usare i filtri, croppare, cioè ci sono tantissime cose che si possono fare, però volevo farvi vedere le foto, comunque queste che abbiamo iniziato a scaricare non sono ovviamente tutte, questo è Baso, questa è la foto dalla barca, abbiamo fatto tantissime foto, questa era la vista dall'hotel, che figata, no la qualità è stupenda, poi anche il fatto che ci siano tutte le impostazioni per modificare è ottimo e poi sto iniziando a trasferirci anche i vari video che ricavo dalle stories perché quando siamo in giro faccio tantissime stories e poi a fine giornata me le salvo tutte, così visto che le foto comunque vanno perse, le ho e quindi ho iniziato ad inserire appunto, questo è il video, se non sbaglio, proprio del giorno che andavamo in barca e l'altro invece devo ancora passarlo, ho iniziato a passare un po' le foto a caso e le varie cose a caso, però appunto mi sembrava una bella idea quella di poter tenere sempre le stories, ho fatto così anche per Praga e ho fatto così anche quando siamo stati a Desenzano, secondo me è una cosa molto carina, sennò poi tutte queste immagini e tutti questi ricordi vanno comunque persi e soprattutto chi di voi magari non mi segue su Instagram Stories eccetera, forse queste qui non le ha neanche ancora viste, devo infatti sempre ricordarmi secondo me a fine giornata o nei vlog, poi fatemi sapere se può essere una cosa che vi può piacere di farvi vedere ogni volta le stories della giornata perché magari ci sono pezzettini che non avete visto, questo era già il giorno successivo. Intanto che Baso si riposa un attimo insieme a Moiki, che tanto tra 5 secondi si alzerà e mi seguirà, ne sono certa, io mi sono messa in costume e ne approfitto perché è uscito un sole bellissimo, quindi vi faccio un'oretta e mezza di bagno solare sdraiata lì in giardino. Mi sa che sta arrivando Moiki, eccolo lì in fondo alle scale, infatti lo immaginavo, ormai lo conosciamo e non fate caso alla mia faccia se ho tutta questa parte lucida, però sapete che ho appena fatto ritocco alle sopracciglia, quindi adesso per una settimana, 10 giorni, devo stare attenta se mi espongo al sole, perciò ho messo 3 quintali di cremina di quella che mi ha lasciato la tatuatrice. Tra l'altro il ritocco è davvero molto molto meno invasivo perché l'altra volta mi bruciavano, mi davano fastidio, insomma sono andata avanti un po' di giorni con prurito, bruciore, una cosa e l'altra. Adesso invece è fantastico, praticamente quasi non si nota, si vede un pochino nella parte iniziale perché deve ancora sbiadire, però in generale non ho fastidio, non ho quell'impatto incredibile con lo specchio, cioè mi vedo molto molto bene, anche rimanessero di questo colore secondo me sarebbero perfette perché così definite sotto mi piacciono, cioè se rimanessero così si vedrebbe che sono tatuate, però anche questo tipo di effetto come tatuaggio a me sinceramente non dispiace. Baso sta ancora dormendo, io ho finito il mio momento relax al sole, sono stata un'oretta e mezza, infatti non ne ho preso tantissimo anche perché mentre lo prendevo continuavo a guardare serie TV, a fare altro, quindi diciamo che non sono mai stata nella posizione tipo così con la faccia completamente rivolta al sole, proprio oggi è stato solo un momento di relax, facciamo, non in cui ho preso il sole, ma da una parte meglio perché avendo le sopracciglia appena fatte è sempre meglio non rischiare,
così non ci sono problemi, tanto nel giro di 2 o 3 giorni in teoria dovrebbero tornare a posto e quindi non dovrei più aver problemi, anche perché mi ha detto che la guarigione quando si fa solo ritocco è molto molto più veloce. Comunque Baso non si è neanche accorto che uscivo, e visto che sta continuando a dormire ne approfitto adesso e io vado verso il Carrefour. Lì c'è un negozio di ottica e mi faccio stringere gli occhiali, perché veramente se mi abbasso mi cadono completamente. Non lo so, sono nuovi tutti gli anni. Mi sembra di ricordare che anche l'anno scorso ci fosse stata una scena del genere con, eccoli qua, con gli altri occhiali, quelli, questi qua sono quelli di Marc Jacobs, che appena presi, tipo tempo 2 giorni, dovevo già andare a farmeli stringere, quindi probabilmente quando li ho comprati in negozio non li ho provati abbastanza bene e non mi sono accorta che erano larghi. Occhiali sistemati adesso sono veramente perfetti, praticamente si era leggermente lasciata andare l'asticella. Sono io che anche secondo me non li ho provati così bene, perché non li ho usati così tanto. Comunque già che ero qui sono passata anche sopra al Carrefour, perché visto che Baso non sta tanto bene ho pensato che gli avrebbe fatto piacere se gli avessi preso il crudo, e qui c'è proprio quello che piace tantissimo a lui, perché è tipo quello super dolce di Parma, però che ha 16 mesi, boh, una cosa strana, ormai ho memorizzato qual è e lo indico solo col dito, però sa che non so il nome corretto. E ne ho approfittato anche per prendere i saponi per le mani, perché praticamente non essendo più andati ad Arese, sapete che io uso tantissimo i saponi quelli di Bath & Body Works, però non essendo più andata in negozio non ne abbiamo più, cioè tutta la scorta che avevo fatto è completamente finita, quindi alla fine ne ho presi 2 che mi sembravano invitanti per il profumo, adesso ve li faccio vedere. Praticamente ho preso questo qui della Neutromed, che è al profumo di fiori di Manoi, e poi ho preso quest'altro che forse avevo già provato, della Vidal, o forse in realtà non ho provato il sapone per le mani, però mi ero trovata bene con il bagnoschiuma. Non mi ricordo perché è tantissimo che non compro saponi per le mani al supermercato, nel senso che avevo fatto veramente una scorta gigante di quelli di Bath & Body Works e quindi non ne avrei avuto bisogno. Purtroppo però non sono riuscita a trovare un melone decente, perché ho pensato di fare prosciutto e melone visto che fa caldo e appunto è una cosa che a Baso piace tantissimo. Io ovviamente mangerò solo il prosciutto e non mangerò il melone, perché ormai lo sapete, però qui non ce n'erano di belli, quindi visto che non è tardi faccio magari un salto da Bisson, che è il solito negozio. In realtà non sono sicura di avervelo fatto vedere spesso, però è quel negozio dove vendono tutta la frutta, la verdura, insomma è il posto dove vado sempre a comprare queste cose e di solito la qualità è ottima, quindi in teoria dovrei riuscire a trovarlo lì. Incrociamo le dita, perché già che ci sono magari prendo anche qualcosina di buono come frutta, così facciamo prosciutto e melone e frutta, almeno non è troppo pesante visto che non sta tanto bene, però allo stesso tempo è qualcosina di sfizioso. Sono molto molto fiera del melone che ho trovato, mi sembra che sia molto molto bello, poi sicuramente lo vedrete meglio a casa. Ho preso anche le albicocche e un pochino di ciliegie sfuse, a me fanno impazzire le ciliegie, veramente ci vado fuori, le albicocche invece piacciono di più a Baso. C'è Nio che ormai è innamorato del piano intermedio del tiragraffi, vero Nio? Si mette tutto di lato perché in realtà non ci... Ma moichi, non essere geloso e non fargli male, eh? Però si sdraia tutto di lato che penzola da una parte e dall'altra, adesso non è ancora in fase crollo, però si addormenta proprio così e mi fa sempre un sacco ridere. Amore, sei bellissimo, non hai caldo qui al sole diretto? Mamma mia, sì, ma come sei godurioso, eh? Guardate un po' chi si è alzato, che ha sentito il richiamo di prosciutto e melone. Ce la posso fare? Quando si tratta di cibo, no, adesso hai preso le goccine per il naso e stai meglio. Quelle lì sono una manna dal cielo, sai? Sì, quelle goccine lì sono mitiche. E tra l'altro Baso sta già pulendo il melone. Sì. Io non sono cioè non è che non sono capace, però essendo una cosa che mi fa tanta allergia, non... Ma così si pulisce, cioè devi poi togliere il verde, tipo... Togli il lato e okay, poi togli di mezzo qua. Ah, ok. E poi c'è dentro, ci sono tutti i semini. Tutti i semini, sì, sì, che sono quelli che secondo me... No, beh, tutto mi fa allergia del melone, anche solo guardarlo mi sta già venendo da starnutire, capisci? Sì. No, è ironico, il problema è che mi hai attaccato sicuramente qualcosa. Eccolo qua. Senti la mia... Ah, eccolo qui.
Senti la mia voce come è scesa. È la mia? No, vabbè, ma la tua tu stavi male già da stamattina. Questa è mezza la strada. Ma non è vero, guarda che la tua faccia non dice che sei... No, no, ma no, Baso, non è vero. Nessuno pensa che tu sia, ma non esagerare. La tosse, il mal di gola, l'influenza. Sto avendo anche il mal di testa. Ah, anche per sicurezza. Quindi vuoi saltare la cena? No, no, adesso servono energie. Ah, ecco. Ma non, vado. Non sento nulla tanto, però sembra buono. Sì, ma è buono, secondo me ho scelto bene. Sono andata apposta, da Bisson a prendertelo. Che pena, avete visto? Hai visto? Bei gesti che fa. E... non solo io faccio dei bei gesti. Ma vaso. Tipo prendere le brioche la mattina per colazione. Io ti sono andata a prendere il crudo con il melone, e il crudo è quello che ti piace, ho fatto la coda al Carrefour. È buono, sì. Adesso vediamo. Adesso vediamo, ma vedrai. Tra l'altro, ho visto nei video, stavo prima mentre ero in stato comatoso. Cosa hai guardato? Che abbiamo fatto la serie dei capelli baschetti a Cannes. Ah, è vero. A colazione. Do 4 capelli baschetti. Ok. Pranzi. 4 capelli baschetti. Cioè il massimo, sì, stiamo sì, dando sì. A ho, tutti. Ho trovato buonissimo il primo giorno il polipo arrosto. Ah, quello lì è quanti capelli? Cinque, quindi 5 capelli baschetti, che è il top. Top. Poi al Carlton do i 4 capelli perché? Perché era. Non eravamo serviti, quindi era buffet. Ok, perché, ma non è più bello a buffet? Ho dato qualcosina di meno per quello. Ah, ok. Il ristorante che è servito, quando vado al ristorante voglio essere servito, però buono, per carità. Ok. Sto trovando proprio il pelo. Io gli avrei dato i 5 capelli proprio perché c'era il buffet, si poteva scegliere tutto. Ah, sì? Sì. No, io no, sono... Io preferisco. Ragiono diversamente. Così assaggio di tutto. E poi cosa manca ai cappelli? I cappelli, basta. Le cene ci siamo trovati sempre bene, comunque anche 4 cappelli al mille foglie che abbiamo preso in quella panetteria. Buonissima, dal 4 al 5 lì, comunque tutti i voti alti. Sì, canne, devo dire che è andato pesce fresco, tutto molto buono. Siamo stati nei posti anche che erano gnignò, quindi andare a mangiare male era difficile, sì. Però tutti, cioè, tutto tutti, molto bene. Tutto molto bello. Con il caldo che fa si potrebbe già mangiare fuori, però visto il nostro stato di salute attuale, meglio evitare. No, per oggi no. Buon appetito. Buon appetito. Montagna di cose lavate, tutte da stirare, già pronta. E anche il computerino è pronto qui per farmi compagnia. Stasera lo tengo messo così, quindi con lo schermo girato da questa parte, perché, come vi dicevo prima, secondo me è la parte migliore per riuscire a vedere le serie TV, e quindi è anche la più comoda per appoggiarlo da tutte le parti. Poi comunque, visto che sicuramente mi sono dimenticata per strada delle caratteristiche e soprattutto magari ho dimenticato proprio delle cose tecniche che possono essere interessanti, vi lascio il link direttamente al sito e al prodotto nell'info box sotto il video. E io intanto mi guarderò almeno 2 puntate complete di Squadra Antimafia, visto tutte le cose che ho da stirare, perciò penso che ci rivedremo come minimo tra un paio d'ore. Alla fine è andata molto molto meglio del previsto, nel senso che ho guardato neanche tutta una puntata e ho finito quindi meno di un'oretta e mezza, perciò adesso possiamo collassare, così continuo a guardarne altre 2. Anche se mi è venuto in mente che volevo chiedervi una cosa, tipo io non l'avevo mai visto Squadra Antimafia, quindi ho iniziato a vederlo di recente e non ho capito perché sul sito Mediaset non mi lascia andare a vedere la terza stagione, cioè io sono partita dalla quinta, non so perché ho fatto questa cavolata e ho iniziato così la quinta e mi è piaciuto un casino, però poi ho detto ok, torno indietro e ricomincio dalla prima, solo che nella prima e nella seconda non c'era Calcaterra, quindi ho cambiato idea di nuovo e alla fine volevo partire dalla terza, però ogni volta che metto la terza mi dice questo video non è disponibile nel tuo paese, che è impossibile perché l'hanno dato in Italia così come tutte le altre stagioni. Invece la quarta mi si apre, quindi ora sto guardando la quarta, però se fosse possibile vorrei vedere anche la terza, quindi se avete qualche consiglio fatemelo sapere. In ogni caso adesso collassiamo vicino a Baso, perché lui non ha neanche le forze di alzarsi, è qui tutto sdraiato. Arriviamo adesso, Baso. Dio, zanna bianca. Che non tornerò, oh mamma mia. 3, 2, 1 e buonanotte! Buonanotte, ecco anche Moiki, tutti e 3 insieme. Bravo Moiki, dammi la forza, Moiki. Ma no. Ma non si buonanotte!